Lui è Younes Elbousettaoui, 39enne di origine marocchina, ucciso da un colpo di pistola sparato da Massimo Adriatici, avvocato ed ex assessore alla sicurezza del comune di Voghera, in quota Lega. Nel primo video reso pubblico vediamo gli attimi precedenti allo sparo. Younes si avvicina ad Adriatici e lo colpisce con un pugno. In un secondo video l'assessore, alla presenza delle forze dell'ordine, parla con un testimone poco dopo l'accaduto. L'importante è quello, che hai visto che stava dandomi un calcio in testa. L'importante è quello, che hai visto che stava dandomi un calcio in testa. Adriatici è accusato di eccesso colposo di legittima difesa e si trova agli arresti domiciliari. Secondo il GIP esiste la possibile reiterazione del reato. Per l'accusa la reazione al pugno è stata sproporzionata e imprudente. Elbousettaoui era disarmato e Adriatici è un ex poliziotto. Per la difesa il colpo è partito accidentalmente. Nell'interrogatorio di garanzia Adriatici ha ammesso di aver estratto la pistola dalla tasca, ma di non ricordare il momento esatto dello sparo. Tra le testimonianze un uomo riferisce di aver assistito alla scena. L'assessore avrebbe sparato da terra dopo essere caduto mirando verso Elbousettaoui. Intanto a Voghera parte della città è scesa in piazza. Assassino! 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 La sorella di Younes è il volto di questa battaglia. Chiedo giustizia, li seguo fin quando non otterrò la giustizia per mio fratello. Sono alcuni che dicono malato Barbone, e allora? E allora?